E comincerei assolutamente dal lavoro, dalla trasparenza e legalità, perché noi abbiamo fatto molti atti. Mi occuperei della possibilità invece di trovare ulteriori opportunità di occupazione per i giovani, per le donne che sono le fasce più fragili in questo momento. Mi occuperei di urbanistica, ho fatto una moratoria contro il cemento, perché ormai Roma non ha più bisogno, 250.000 case vuote, 45.000 famiglie senza casa, è uno degli aspetti che la popolazione conosce molto bene. La questione ambiente, rifiuti è l'emergenza totale in questo momento, quindi attraverso il mio no alle discariche, agli inceneritori, anche ai termovalorizzatori che procurano molti problemi nella città, anche in termini di salute. La mia idea, che è anche il senso della mia campagna elettorale, è quella di trasformare Roma in una smart city, una città dove sia più facile muoversi, non a caso ho scelto il logo di Londra come simbolo della mia campagna elettorale, come orizzonte nei confronti della mobilità, ma una città molto più viva da un punto di vista culturale, delocalizzando gli eventi, soprattutto in periferia, una città soprattutto dei diritti, intesi come inclusione sociale, cioè dove nessuno si senta più emarginato e discriminato, e infine una città dove si possa finalmente censire tutti gli appartamenti iscritti e inutilizzati e riassegnarli. Trasformeremo Roma in una grande capitale europea viva e vitale, dinamica ed efficiente. Questa è la mia sfida. A 28 anni la raccolgo e spero di. Sono il primo, ma spero e sono sicuro che non sarò l'ultimo che a 28 anni o anche il più piccolo si occuperà della cosa pubblica. Roma ha bisogno innanzitutto di un cambio politico, nel senso che il sindaco ha fallito a 25 anni e bisogna voltare pagina. Naturalmente non basta un cambio politico, anzi la politica oggi ha bisogno delle energie migliori della città per cambiare. E servono gesti importanti di risparmio sugli sprechi e la corruzione e di investimento nei servizi sociali, serve un impegno nella rete dei trasporti, che è da sempre la fatica quotidiana più grave per i romani, e servono progetti ambiziosi per il futuro. Io al servizio di questi progetti metto la mia persona, ossia la mia esperienza di governo, sia a livello locale che a livello nazionale, e forse sono l'unico tra i vari candidati che può da questo punto di vista fornire garanzie, perché governare Roma è una cosa meravigliosa, ma è anche un mestiere molto complicato che richiede esperienza di governo. Cambierò tutto, a partire dalla trasparenza dell'amministrazione in Campidoglio. I cittadini dovranno avere la possibilità di un ufficio dove ogni singolo euro speso sia spiegato esattamente come i conti di casa propria. Le decisioni verranno prese insieme ai cittadini con dei referendum di indirizzo sulle grandi decisioni strategiche, in modo che le cittadine e i cittadini di Roma possano partecipare alle scelte. Servizi che funzionano, per esempio corsie preferenziali. Roma ha solo il 5% di corsie preferenziali, città come Milano hanno il 22%. Parcheggi di scambio, asili nido e poi soprattutto pulizia e decoro ovunque. E un impegno molto molto chiaro, basta cemento nella campagna romana. Un candidato nuovo che metta in campo una squadra di persone nuove per la città, che abbiano coraggio, onestà, determinazione a cambiare una Roma che ormai è depressa da ogni punto di vista. Noi puntiamo sulla trasparenza, sulla possibilità per i cittadini di venire a conoscere tutte le spese, le entrate, le uscite, gli atti del Comune di Roma, taglio della spesa pubblica, delle auto blu, dell'azzeramento dei CDA delle aziende partecipate in house del Comune di Roma e poi la mobilità sostenibile, con nostro importante punto, con quello che è il ripristino dei 300 chilometri di binari abbandonati a Roma per farcene metro leggere in superficie, e poi lasciatemi dire un fiore all'occhiello del nostro programma, che è il PIL della felicità pubblica. Parliamo di protezione sociale, di welfare, di offerta scolastica efficiente, di qualità della vita e soprattutto di valorizzazione della nostra produzione culturale.
Questa è una città che vive nel degrado in ogni suo quartiere. Abbiamo pensato per esempio di organizzare subito un lavoro per un piano per il lavoro a Roma. Le famiglie sono in sofferenza, non ce la fanno più, gli artigiani chiudono bottega, i negozi chiudono a decine tutte le settimane. Ecco, noi abbiamo bisogno di puntare e scommettere su un rilancio del lavoro. Poi abbiamo fatto anche delle proposte concrete. Io voglio abbassare l'aliquota comunale dell'IMU, la voglio togliere, perché le famiglie in questo momento non possono essere appesantite da tasse di questo genere. Poi, per esempio, anche dare la possibilità alle famiglie di proteggere il loro bene, la casa. Io voglio sospendere per 2 anni la tassa di occupazione del suolo pubblico per i ponteggi e consentire alle famiglie, ai condomini di rimettere a posto le case, alla città di riqualificarsi e alle imprese di trovare lavoro.